la sua parte. E il Presidente della Repubblica, proprio sottolineando l'aumento del disagio sociale, ritiene indispensabili politiche di sostegno alle persone in difficoltà e per la formazione. Rita Cavallo. La fotografia di un'Italia in cui i casi di povertà assoluta e relativa sono in aumento preoccupa il capo dello Stato. Non siamo in controtendenza con l'Europa, dove le diseguaglianze si sono approfondite e la forbice sociale fra benestanti e poveri si è ampliata. Ma è una situazione, riflette Mattarella nella giornata che l'ONU dedica a questo tema, che chiama in causa la politica, quella lungimirante, quella che, chiarisce il capo dello Stato, deve attuare scelte a sostegno di quanti vivono in povertà o rischiano di cadervi. Una riflessione significativa nei giorni in cui si discute la manovra di bilancio che contiene provvedimenti di sostegno al reddito. Mattarella raccomanda interventi che abbiano la capacità di investire sulle persone, sulle loro abilità e la loro formazione, per promuovere percorsi di crescita individuale di chi altrimenti è condannato a scivolare ai margini della società. Una piaga inaccettabile, la chiama Mattarella, per cui molto è stato fatto a livello globale, dove la povertà continua a diminuire. Maggior accesso alle fonti d'acqua, maggior numero di bambini a scuola, lotta alla malaria e alla tubercolosi. Pure occorre raddoppiare gli sforzi per ridurre malnutrizione ed emarginazione sociale, specie per quanti sono esposti a calamità, epidemie, effetti dei cambiamenti climatici. È una sfida che riguarda il futuro dell'umanità. Violazioni sistematiche delle regole sull'immigrazione.